Silvia Salemi a Roma Web Fest, in che veste? A parte con un vestito meraviglioso, ma in che veste? Sarò sul palco con la fondatrice e direttrice artistica Giane De Nardis per consegnare, stasera sono senza voce, quindi una cantante senza voce non ha proprio tanto senso comunque, per consegnare dei premi a delle personalità del web. Cosa pensi del web come nuova forma, appunto come nuova, ma chiamiamola piattaforma, insomma, dove vedere film, serie? Se aspettiamo un altro po' diventa vecchia, quindi assolutamente penso tutto il meglio possibile, perché dà delle occasioni sicuramente all'economia, sicuramente ai nuovi talenti, sicuramente all'intrattenimento, perché ci sono alternative all'intrattenimento classico che può essere la televisione, il teatro, il cinema, per cui ben venga tutto quello che è novità. Purché ci sia sempre un occhio alla sicurezza, un occhio a tutto quello che è quel mondo oscuro, tutte le cose hanno un lato oscuro, quindi sappiamo prendere il meglio. Tu invece hai debuttato da un po' ormai in televisione. Sono attualmente in onda su Rete 4 con Piccole Luci, e la seconda stagione, la terza andrà in onda l'anno prossimo, siamo già in giro per girare le nuove puntate con i nuovi casi di puntata, che sono casi abbastanza complessi, e lo dico chiaramente con grande ammirazione per tutti i nostri protagonisti, che sono persone della vita di tutti i giorni che vivono però situazioni eccezionali. Ero distratta perché ero sul web. Senti, invece musica? La musica è sempre nel mio cuore. Io sono stata da poco ospite fissa Domenica In con la bellissima e meravigliosa, elegante Cristina Parodi, e la mia scelta è andata proprio su questa trasmissione per questo, perché è una persona che mi sento molto cara e vicina, e quindi sono stata contenta di tornare in musica con la scorsa edizione Domenica In, e poi appunto adesso siamo tornati, no, giochiamo con tutte le parrocchie. Grazie mille, buona serata. Grazie a voi.